Buon pomeriggio a tutti, 14:30, oggi è venerdì 15 giugno e benvenuti a tutti. Io oggi mi collego da Milano, appena rientrato da Roma. I lavori parlamentari sui quali vi ho relazionato sono terminati ieri. Abbiamo avuto notizia che probabilmente la prossima settimana saranno finalmente costituite le commissioni e quindi avrò sicuramente ancora più cose da raccontarvi poi per ciò che riguarda le commissioni parlamentari. Io ho avuto conferma che sarò nella commissione esteri. Ho deciso di optare per la Commissione Esteri perché, essendomi molto occupato di commercio internazionale, voglio continuare a seguire quei dossier che vanno un po' in mezzo a una commissione che si chiama Attività Produttive e a una che si chiama appunto Esteri, e alla fine poi se ne sceglie una, quindi ho optato per la Commissione Esteri. Quindi vi racconterò anche di quello che succede. Credo che sarà una commissione interessante perché, come sapete, le posizioni di politica estera del nostro governo sono ancora tutte da comprendere. La simpatia per Putin, questa diciamo simpatia anche per Trump, la sensazione che il governo pensi che si può essere amici dell'uno e dell'altro, secondo me hanno preso un granchio, perché poi alla fine se, io credo che non sarà così semplice. Ma insomma, farò di tutto per raccontarvi quello che succede anche da quel punto di vista. Ma questo riguarda la prossima settimana e quindi vediamo invece quali sono i fatti del giorno e le cose sulle quali vorrei commentare. La prima, naturalmente, riguarda ancora una volta il famoso stadio della Roma. Appunto, un'indagine, che stiamo seguendo man mano che le cose si dipanano. Io voglio sottolineare, la mia posizione assolutamente garantista. Voglio affermarlo con forza. Dobbiamo smettere di pensare che le persone indagate o anche eventualmente arrestate o i domiciliari siano colpevoli. In troppi casi in Italia si viene condannati per un avviso di garanzia e si finisce in una tritacarne mediatico per un avviso di garanzia e poi l'indagine o diciamo, il processo finisce nel nulla e nessuno ne sa niente. Quindi bisogna in ogni caso ricordare che noi qui abbiamo la presunzione di innocenza in Italia, sta dentro la Costituzione, anche se Di Maio dice che, che qui non c'è, loro hanno la presunzione di colpevolezza. L'ho detto anche il Presidente del Consiglio in aula, era un lapsus, ma insomma, forse era un lapsus freudiano. Dal punto di vista giuridico, assolutamente verificheremo poi se i magistrati riterranno che si sono davvero verificate delle ipotesi di reato, se i fatti che sono stati contestati costituiscono un reato, come vadano puniti, vedremo. Però questo non toglie che ci sia un'enorme responsabilità politica, cioè al di là delle questioni giudiziarie, che ripeto, lasciamo da parte. Il sistema che questa intercettazione, queste indagini ha svelato e le intercettazioni sono lì presenti, è un sistema veramente molto preoccupante, soprattutto nei confronti del Movimento 5 Stelle, che, come ci siamo già detti in qualche altra diretta, ha fatto dell'onestà onestà, il loro, come dire, il proprio marchio di fabbrica, al punto che viene da dire che se uno toglie l'onestà dal Movimento 5 Stelle non è che resti poi moltissimo. E quello che abbiamo visto è questa figura di questo avvocato Lanzalone, che molti vogliono derubricare, il cui ruolo molti vogliono derubricare un ruolo puramente tecnico, e invece questo Lanzalone aveva un ruolo politico molto importante. È l'uomo che scrive lo statuto del Movimento 5 Stelle, è l'uomo che viene mandato ad accompagnare Di Maio nelle sue uscite pubbliche più importanti. È considerato una sorta di Mr. Wolf, quello che risolve i problemi, no? Del famoso film di Tarantino. Lo mandano a Livorno a risolvere le cose, poi lo mandano a Roma. Per i suoi servizi, viene premiato con la presidenza di Acea, questo lo dice Di Maio, come fosse un premio, quindi al contrario della meritocrazia, i curricula, le varie cose che 5 Stelle ci ha sempre detto, alla fine loro scelgono su base premiante, amico loro, si prende la presidenza dell'Acea con tanto di lautostipendio attaccato alla carica, naturalmente. E quindi questo Lanzalone che pensa tutto, che viene consigliato alla Raggi da Fraccaro e da Bonafede, che voglio ricordare sono due ministri della Repubblica. Fraccaro e Bonafede sono, diciamo, il direttorio, insomma, quelli, i tutori di Virginia Raggi, che erano stati messi alle calcagna, alle costole, per evitare che facesse troppi guai, e lei dice: mi mandano questo signore. E quindi ancora una volta spiegandoci che Virginia Raggi non conta niente, perché o questo avvocato Lanzalone le è stato consigliato da qualcuno, le è stato consigliato
consigliato, tra virgolette, è stata costretta ad assumerlo, e che siano la Casaleggio associati, ancora poi un'ipotesi peggiore, perché evidentemente sarebbe una società privata che stabilisce chi il sindaco di Roma prende come consulente e come presidente della CEA, oppure che siano appunto Bonafede, Fraccaro, tutti i tutori di questo sindaco che sembra davvero non contare nulla. E però questo Lanzalone, appunto, con quest'altro, col costruttore Parnasi, si occupa di tutto, si occupa anche di politica. Addirittura si viene a sapere che proprio pochi giorni dopo le elezioni, credo il 12 di marzo, c'è una cena riservatissima tra Lanzalone, Parnasi e Giorgetti, e già dal 12 di marzo intorno a quel tavolo si parla del governo giallo-verde, quindi di un governo tra Lega e 5 Stelle. Noi italiani pensavamo che ci fosse la questione di Berlusconi, il centrodestra unito, il Presidente della Repubblica, le consultazioni, invece in una casa privata Giorgetti, Parnasi e Lanzalone decidevano quale dovesse essere il governo. Addirittura c'è qualche indiscrezione che dice che Lanzalone ha pensato per un certo momento di poter essere anche lui stesso il Presidente del Consiglio. Parnasi, molto amico, diciamo, pare dalle intercettazioni molto amico di Salvini, pare sempre che abbia fatto una donazione di 250.000 euro a un'associazione vicino alla Lega Nord, e quindi siamo in una situazione nella quale politicamente, diciamo, sono successi dei fatti estremamente gravi. Sono questioni che hanno a che fare soprattutto, lo ripeto, con movimenti e partiti che hanno fatto, come dire, della trasparenza, del cambiamento, la loro parola d'ordine, e che però su questo non stanno dicendo niente. Di Maio addirittura ieri non è andato a porta, come fa di solito. Quando è in un momento di difficoltà, Di Maio in televisione non ci va. Ci ha mandato Virginia Raggi, la quale dice: io non ho bisogno di tutori. Io poi ne ho sentito un pezzetto ieri da Vespa, ma sentivo moltissime parole, però come tutti quelli che abitano a Roma, sebbene io viva a Roma soltanto part time, le parole della sindaca si infrangono sui fatti. La città di Roma ha dei problemi enormi. Io non so se qualche giorno fa avete visto questo video della Raggi girato alcuni anni fa quando il sindaco era Marino, e nel quale lei andava in un parchetto giochi per bambini e faceva vedere che aveva trovato dei pezzettini di vetro, che c'era una cornice di legno che era staccata, poteva far male ai bambini. E poi si vede com'è quel parchetto oggi, che è un parchetto con l'erba alta 1,5 metri, e il parchetto è completamente chiuso e abbandonato. Ma insomma, è la città degli autobus che bruciano, è la città dell'immondizia a vista, è la città che non ha mai completato la sua giunta municipale. La Raggi non ha mai avuto la giunta al completo, dimissioni, gente che se n'è andata, l'ultimo l'assessore all'urbanistica che andò via proprio per i contrasti con Lanzalone sul caso dello stadio della Roma. Quindi una cattivissima, una pessima amministrazione, riflessi sul governo, e noi non sentiamo niente, non sentiamo articolare un ragionamento da parte né di Di Maio né di Salvini. A completare l'opera, voglio ricordarvi di questa vicenda di ieri. Assente Virginia Raggi, che va in televisione, il Consiglio Municipale, quindi l'Assemblea Capitolina, come si chiama con etichetta altisonante, il Consiglio Comunale di Roma, decide di votare un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che stabilisce che si intitoli una via a Giorgio Almirante, a Roma. Roma, dove nel 43 ci sono i rastrellamenti che portano via gli ebrei dalla città, li portano nei campi di concentramento ad Auschwitz, e la comunità romana viene praticamente sterminata quasi nella sua interezza. E questi rastrellamenti dell'ottobre del 43 affondano le loro radici nelle teorie razziali di cui Giorgio Almirante era stato uno degli autori. Giorgio Almirante è uno degli estensori del manifesto della razza, diventa il segretario di redazione di questo periodico osceno, vergognoso, che si rivolta nell'immondizia della storia, che si chiamava appunto la tutela della razza, nel quale Almirante lavora. E questi signori, compreso il Movimento 5 Stelle, decidono di intitolare una via a quest'uomo, fondatore della Repubblica Sociale, appunto uno che del razzismo ha fatto nella sua vita una teoria, a Roma, cioè una roba che non si può vedere, non so come definirla. E ricordatevi che,
come è stato fatto notare, il Movimento 5 Stelle, lo stesso Movimento 5 Stelle, quando qualche tempo fa si propose di intitolare una piazza Carlo Azeglio Ciampi a Livorno, il Movimento 5 Stelle votò contro. Quindi noi abbiamo il Movimento 5 Stelle che vota a favore di intitolare una via Giorgio Almirante, ma che vota contro l'intitolazione di una strada, di una piazza a Livorno, a Carlo Azeglio Ciampi, un vero patriota, un uomo che ha, diciamo, che dobbiamo considerarci fortunati di aver avuto nel nostro paese. Questo è il Movimento 5 Stelle. Io voglio che sia molto chiaro, soprattutto a quelli che pensano che sia una costola della sinistra e che sia un partito che in fondo è una scatola vuota dove tanto dell'elettorato viene da sinistra. L'elettorato che da sinistra ha votato per il Movimento 5 Stelle è un elettorato che io rispetto, per carità, ma che questa volta ha deciso di votare per un partito di destra, e questo è bene che si sappia. È una scelta legittima, ma non mi chiedete di fare accordi con questa gente, perché io credo di essere... Credo che il nostro partito, i nostri valori siano completamente alternativi, ovviamente alla Lega Nord, ci mancherebbe, Nord o non Nord la Lega, ma sicuramente anche al Movimento 5 Stelle. Okay. Ah, tra l'altro, cosa succede? Come ne viene fuori Virginia Raggi? Da Vespa dice, ah, io non sapevo, non c'ero, non è? E adesso hanno deciso di fare una nuova sorta di, un nuovo ordine del giorno, contrario a quello che hanno approvato ieri, che verrà rivotato dal Movimento 5 Stelle. Quindi il Movimento 5 Stelle un giorno vota un ordine del giorno che dice una cosa, il giorno dopo vota una cosa che dice assolutamente il contrario, che è proprio tipico, tipico del Movimento 5 Stelle. Questo è, diciamo, il partito che ha preso più voti in Italia, il partito di maggioranza relativa, e che esprime il Presidente del Consiglio, un Vicepresidente del Consiglio e un numero X di ministri e di sottosegretari. Nel frattempo, per non farci mancare niente, sapete che la nave Aquarius sta andando verso la Spagna, i suoi passeggeri sono naturalmente disperati, stanchissimi, il mare è grosso, hanno i segni fisici del dolore sulle loro carni, e in questo che cosa dice Salvini, il nostro ministro degli interni, che si tratta di una crociera. Io penso che non ci sia limite al peggio, cioè penso che sia sprezzante e disgustoso, e credo a questo punto che Salvini lo faccia anche un po' apposta, perché poi i sondaggi lo danno in crescita, e quindi ho l'impressione che questo suo prendere queste posizioni, cioè per capire la situazione quale sia, noi abbiamo una nave americana con degli altri naufraghi a bordo che è al largo della Sicilia, che non sa dove andare, e avevano con sé 12 morti, questi 12 morti li hanno dovuti buttare in mare. Cioè noi abbiamo perso anche la base minima della nostra umanità, cioè dover buttare 12 cadaveri in mare e farli mangiare dai pesci e non poter garantire loro una sepoltura che non si nega neanche al peggior criminale, ci dà il senso della discesa verso gli inferi che stiamo collettivamente compiendo. Io non trovo veramente parole. E nel frattempo Conte va a Parigi a parlare con Macron, con questa telefonata di scuse, non di scuse, insomma, che non c'è stata, di fatto c'è stata una telefonata ma niente scuse, ma la verità è che anche lì c'è una frattura molto netta tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, perché Conte in realtà è andato da Macron per cercare di rinegoziare il famoso regolamento di Dublino, come sapete, quello che stabilisce che il paese di prima accoglienza deve poi tenersi fondamentalmente migranti, e quindi vorrebbe una ripartizione più equa con gli altri paesi, paesi che sono soprattutto quelli di Visegrad, amici di Salvini, che come sapete non hanno mai accolto migranti, non ci hanno mai dato una mano. E Salvini è su quella linea, la linea di questi paesi è quella di tenere i migranti fuori dall'Unione Europea, non è soltanto una questione di ridistribuirli, è proprio di tenerli fuori, di presidiare le frontiere esterne dell'Unione, e quindi i nostri 8.000 km di coste in questa direzione. E quindi Conte si trova ancora una volta nel bel mezzo di queste due posizioni che sono sostanzialmente opposte, e finisce col non dire niente. Ma vi faccio un altro esempio: qualche giorno fa Salvini ha detto che lui vorrebbe togliere il tetto del contante, quindi che si può spendere in contanti per qualsiasi cifra. Che cosa risponde Di Maio? Questo non è nel contratto, e quindi Salvini dice no, non è nel contratto. Quindi ogni qualvolta c'è qualcosa che non va, e ne vedremo tantissime, alla fine c'è questa sorta, questo famoso contratto che serve a coprire le magagne, ma alla fine secondo me quello che succede è che il Presidente del Consiglio ancora una volta dimostra di non contare assolutamente nulla.
Questa è la situazione con la quale ci lasciamo per il weekend, quindi non bella, ahimè, le cose di cui abbiamo parlato effettivamente non sono particolarmente gradevoli. Io vi do appuntamento a domani, come al solito, rispetto, diciamo, il fine settimana, e quindi invece di sentirci intorno alle 14:30 come al solito, l'appuntamento è per domani, sabato 16 giugno alle ore 17, quindi ci vediamo in pomeridiana. Ricordatevi di condividere pigiando sulla freccetta che vedete lì sotto il mio faccione, e vi aspetto domani pomeriggio. Grazie, ciao a tutti, a presto.